13 minuti ancora in onda con voi per questo lunedì 11 giugno che apre una settimana cruciale per le riunioni delle banche centrali e poi per l'incontro storico, il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un e poi naturalmente per le mosse del governo. Dopo un fine settimana in cui molti comuni hanno votato e tendenzialmente si è vista ancora una volta l'ascesa del centrodestra a guida Lega, però, quindi il partito di Matteo Salvini che continua a avere più risultati, il Movimento 5 Stelle leggermente in calo, probabilmente gli elettori stanno un po' facendo scontare questa alleanza di governo con la Lega. Andiamo con le altre notizie della giornata, dove ci sono anche in primo piano molti dati macroeconomici e poi li commentiamo con il mio prossimo ospite. Questa settimana si riunisce la Fed, si aspetta il secondo rialzo dei tassi, anche la Banca del Giappone si riunisce, ma è la Banca Centrale Europea a calamitare l'attenzione. Con le sue prime dichiarazioni il ministro dell'economia Tria cerca di rassicurare i mercati, l'euro non è in discussione, l'economia italiana è forte. L'intero mondo sta guardando a questo storico summit, così il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato a Singapore per il vertice con il presidente Donald Trump. Tokyo in rialzo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,48%. Sul fronte macro, dal Giappone gli ordini dei macchinari, per l'Italia la produzione industriale, dalla Gran Bretagna la bilancia commerciale e la produzione manifatturiera. E per il commento delle notizie saluto Davide Biocchi. Buongiorno Davide, con noi telefonicamente collegato, bentrovato. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, prima di andare nel merito delle altre notizie, anzi delle notizie che ho appena elencato nel sommario, Davide, il nostro mercato continua a stare in territorio positivo, più 2,12 in questo momento in area 21.800 punti. Naturalmente sono molte le interpretazioni che si possono dare a questo avvio di settimana positivo. Io ho detto le dichiarazioni del ministro dell'economia Tria, piuttosto che il risultato delle amministrative che in qualche modo consolidano il consenso dato alla Lega di Matteo Salvini. Non so se tu condividi queste mie analisi e se hai qualche altro elemento che a tuo parere può andare a giustificare un'apertura così positiva del nostro indice. Ma io penso a queste cose, dunque, tanto per cominciare diciamo che le elezioni hanno dato un risultato abbastanza scontato, motivo per cui si poteva immaginare, si poteva capire perché la Lega magari fosse più favorevole a votare subito. Coloro che all'ultimo istante hanno deciso di lasciare il PD per votare i 5 Stelle, quando poi i 5 Stelle vanno con la Lega magari tornano a votare PD e questo un po' si è visto nel quadro dei risultati elettorali. Devo dire però che per quanto riguarda la borsa io credo che sia una somma di contesti. Per esempio cito anche il fatto che Conte ha ben figurato al G7 e questo non è da sottovalutare. Le dichiarazioni di Tria certo hanno aiutato, sicuramente le elezioni confermano il buon trend e quindi la buona situazione governativa e poi io credo comunque che magari in tutto ciò si sia anche valutato che alcuni prezzi di alcuni titoli erano scesi a livelli interessanti, quindi un intervento in acquisto generalizzato che spinge il mercato sostenuto a rialzo. Ok, senti, cosa ti aspetti dalle riunioni delle banche centrali di questa settimana? Altro elemento e notizia predominante? Beh, a mio parere sono il vero market mover, mentre per quanto riguarda la Fed il rialzo praticamente dato per scontato da tutti gli analisti. In Europa ci sarà Draghi che deve dire qualcosa. Sarà tapering, non sarà tapering, con che termini? Draghi potrebbe, nel suo stile ci sarebbe forse di più dire che stanno valutando qualcosa che diranno nella prossima riunione. Cioè Draghi ha di solito questo atteggiamento per cui avvisa il mercato che fa qualcosa. È un uomo che piace ai mercati, che sa parlare ai mercati, che difficilmente fa sorprese ai mercati, quindi mi aspetto qualcosa di simile, ma sarà la riunione soprattutto della BCE in Europa il vero market mover della settimana. Ok, infatti, hai sentito che c'è chi propone che la Banca Centrale Europea in qualche modo stupisca e pensi a una sua riforma utilizzando il quantitative easing per dare un po' di respiro alle aziende, quindi per in qualche modo aiutare tutta la parte del lavoro, no? Che ancora è penalizzata da diversi fattori.
Beh, sul tavolo questa cosa c'è da tempo, infatti. Sempre però a livello di mormorio, diciamo così, e quindi se volesse uscire qualcosa di simile, senz'altro il mercato la apprezzerebbe sicuramente. C'è anche sul tavolo tutta la situazione che l'Italia riguarda le popolari, le BCC di cui si è parlato, insomma, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui oggi anche le banche stanno facendo bene. Mm-hmm. Non dimentichiamoci che il nodo dei non performing loan è sempre presente, insomma, comunque di cose da fare ce ne sono ancora tante. Ok, poi una domanda sui dati macro, Davide, prima di passare ad altro con te, e poi ho un paio di richieste di titoli che ovviamente non posso non sottoporti. Allora, abbiamo visto il Giappone sicuramente risultati ben oltre le stime con questo balzo degli ordini dei macchinari in su. Per quanto riguarda la produzione industriale italiana, siamo sotto le attese, quindi ancora una volta questa frenata a cui ci stiamo un po' abituando, ma anche la produzione industriale della Gran Bretagna inaspettatamente in calo nel mese di aprile, quindi produzione industriale del Regno Unito che è diminuita dello 0,8 su base mensile a fronte del più 0,1 che era atteso invece dal mercato. Poi peraltro questa settimana vedrai i dati dell'inflazione, però questo nei prossimi giorni. Come analizzi questi risultati? Beh, diciamo che si era già detto, si era visto soprattutto quando analizzavamo i dati dei direttori di acquisto, che abbiamo detto sono dati di sentiment. È chiaro che i direttori d'acquisto con quei dati di sentiment che scontavano già una frenata, già sapevano che si andava verso un dato poi di produzione industriale un po' in ritracciamento. L'Italia e il Regno Unito, per i motivi legati alla Brexit, sono in questo momento i due stati più in difficoltà all'interno dell'Unione a livello di crescita, quindi sono quelli che nel momento in cui c'è stato un po' di rallentamento, è come quando in autostrada uno rallenta e 5-6 macchine dopo c'è uno che frena e si ferma proprio, no? E quindi è così che funziona in questo caso l'economia. I paesi più forti semplicemente rallentano, ma quelli che sono 7-8 macchine dietro si fermano, e questo succede all'Italia e al Regno Unito in questo momento, che è più fragile. Sul Regno Unito però ricorderei che l'industria è poca cosa rispetto ai servizi, che sono invece più importanti dal punto di vista del PIL, perché la City produce tanto PIL. Ok, allora Davide, ti chiedo due titoli che mi hanno richiesto i nostri amici, poi però mi riservo un'ultima domandina su un titolo particolare che anticipo già ai nostri amici, che è su Facebook, perché lo spiegheremo tra poco. Allora, mi hanno chiesto Leonardo e Telecom, se sei d'accordo ti chiederei cosa ne pensi. Intanto devo dire che, come si vede dal mercato, ci sono altri titoli che performano di più e meglio. Settimana scorsa abbiamo citato il solito comparto industriale, che io metto sempre lì davanti a tutti perché è quello che funziona di più. Quindi se tu vuoi guadagnare in borsa e sei disposto per guadagnare di comprare anche a prezzi, come dire, un po' cari tra virgolette o percepiti come tali, quello è il settore migliore, lo abbiamo visto di recente tante volte. Come però l'attitudine di chi acquista è quella di cercare i prezzi un po' a sconto, allora si va magari su titoli come Telecom, come Leonardo, che nell'ultimo anno aveva visto parecchi ribassi. E sono entrambi titoli che sono un po' in difficoltà. Leonardo perché fatica a recuperare. Io non lo acquisterei se non al superamento dei 10,50 euro, che è una soglia comunque di prezzo ancora di là da vedersi. E quindi sono piuttosto negativo sull'andamento del titolo stesso. Per quanto riguarda la Telecom, ultimamente il titolo ha avuto molte chiacchiere, lo sappiamo, i rumors si sono sprecati, ricordiamo tutte le vicende, il fondo Elliott, insomma tutta la situazione che conosciamo bene, e poi invece ci ritroviamo con il titolo che ha avuto anche un forte calo, e quindi vale la medesima considerazione che ho fatto su Leonardo. Non sono i titoli che apprezzo di più in questo momento. Non ti piacciono particolarmente? No. C'è qualcosa che ti piace particolarmente, Davide, sul mercato che vuoi consigliare? Beh, specie dopo il movimento della scorsa settimana, ritengo che STM sia interessante, anche perché ha tenuta anche quando il mercato va male, lo abbiamo visto negli ultimi 10 giorni. E poi, come non dimenticarsi della Ferrari, che tra l'altro con un'ottima vittoria ieri, il cui titolo in borsa da sempre fa bene, lo sostengo da qualche decina di euro fa, quindi non è una novità. Non è una novità, allora STM Ferrari
i titoli che Davide Biocchi, diciamo, oggi ci consiglia, non solo oggi, ma già da un po' di tempo. Allora, caro Davide, la domanda che mi volevo riservare prima di salutarti in ultima battuta è la seguente. Oggi è uscito sul secolo XIX un tuo articolo, un tuo pezzo, in realtà che nasce da una domanda rispetto alle azioni Facebook, dopo che il titolo è crollato a inizio primavera. Questo utente che si rivolge direttamente a te per avere un tuo parere dice si trova un po' in difficoltà perché ovviamente dopo questo scandalo a cui tutti abbiamo assistito di Facebook stanno uscendo ulteriori cattive notizie e quindi naturalmente la domanda cruciale è tenere le azioni o venderle? Perché mi sono sentita, a parte molto interessante quello che tu racconti e che vorrei che raccontassi anche in diretta sulle fonti TV, te lo chiedo anche perché Davide, il titolo Facebook effettivamente è particolarmente monitorato dopo che lo scandalo l'ha colpito e dopo che c'è molta incertezza su come rapportarsi al titolo stesso. Dunque, ti chiederei di dirci, insomma, perché questo interesse per il titolo Facebook e soprattutto che cosa hai risposto al nostro amico che ti ha chiesto delucidazioni in merito. Beh, diciamo intanto che dopo che il titolo da marzo praticamente si è ripreso e assai bene, e tutto sommato per ora almeno dimostra di non subire più di tanto la pressione di queste nuove notizie cattive, diciamo, che escono, Sì. il consiglio che ha dato è stato semplicemente quello di monitorare la posizione e di salvaguardare un profitto, perché se lo hai comprato a inizio primavera di sicuro ci stai guadagnando, perché era sceso molto e poi è risalito abbondantemente. Per quanto riguarda la querelle Facebook in generale, ho voluto aggiungere un commento che suona più o meno così, insomma, tutti noi siamo abituati, perché abbiamo fatto un'esperienza di vita, a frequentare luoghi di aggregazione, lasciami dire l'oratorio, la balera, piuttosto che un'osteria dove si va, si chiacchiera, e anche per gratificare chi ti mette a disposizione lo spazio, si fa una consumazione o si paga un biglietto d'ingresso e nessuno si aspetta che sia differente da così. Può darsi che ogni tanto qualcuno te lo offra quel biglietto, magari te lo offre qualcuno che durante l'aggregazione di persone vuole presentare un servizio, vendere un prodotto, insomma, non dimentichiamoci che c'è una logica che tutti conosciamo, che è quella che se tu prendi un pullman a prezzo basso, magari durante il viaggio ti vendono le pentole, insomma. Ecco, quando si va nella agorà virtuale di Facebook, bisogna domandarsi com'è possibile che sia tutto gratis, nel senso. Se è tutto gratis, cosa che non può essere perché uno scopo di lucro c'è sempre, e in qualche modo stiamo pagando l'ingresso del biglietto forse senza percepirlo. E la logica è che su Facebook tutto è gratis perché tu con i tuoi dati, con i tuoi dati sensibili anche, stai offrendo a qualcuno che paga il biglietto per te, come dire, una banca dati che lui Sì. poi può analizzare per scopi di marketing, di promozione e via dicendo. Certo, è E certo. allora io penso che nel futuro ci dovrà essere più chiarezza, nel senso, tu mi puoi far scegliere, io entro pagando il biglietto, quindi pago per usare Facebook, per esempio, dopodiché nessuno però usa miei dati sensibili. Oppure se voglio averlo gratis, qualcosa in cambio dovrò dare e qui bisogna giocare la partita per capire che cosa. E questa chiave di lettura, che è un po' fuori dagli schemi, può far capire perché è nato tutto questo casino su Facebook, se posso definirlo così. Perché era chiaro che qualcuno che ci ha offerto il biglietto un ritorno dovesse avere. Sì. Poi che loro siano stati come minimo censurabili sulla gestione di questa cosa è fuori discussione. Ecco, sì, Però è Davide. chiaro che gratis completamente non poteva Della essere. serie, sì, chiaro, della serie c'è un prezzo da pagare, nessuno dà niente per niente. Una Certo. domanda, tu cosa faresti, voglio dire, se ti trovassi nella situazione di dover scegliere gratis, ma però insomma io utilizzo i tuoi dati, ovviamente informandoti su quella che è la diffusione, eccetera, eccetera, perché comunque per la privacy ovviamente rimane, la tutela della privacy, ma oppure non utilizzerò mai i tuoi dati a fronte di un pagamento, perché mi chiedo È una anche bella. quanti potrebbero Sì. Beh, in qualche modo scegliere questa seconda opzione, insomma. è una bella domanda, bisognerebbe fare un sondaggio. Di certo posso dire che dopo lo scandalo di Cambridge Analytica tutti si sono molto, come dire, sono stati molto sorpresi, però pochissimi hanno lasciato Facebook, questo lo dicono i numeri, È no? vero, è vero. Personalmente io penso che se il prezzo del biglietto fosse accettabile, potrei pagarlo così da essere, come dire, pulito, tra virgolette, ok?
però questa è una mia opinione, altri potrebbero pensare certo. diversamente, questo è bello. Quindi si dovrebbe fare un sondaggio da questo punto Beh, di vista. Magari lo faremo insieme, Davide, chi lo sa. Come no, come no. Diciamo che c'è un po' la sensazione che, è vero, poi dipende molto da quanto costerebbe il biglietto, come l'hai chiamato tu, diciamo che c'è un po' la convinzione, la sensazione che poco importi che i nostri dati vengano utilizzati, ma mi metto anch'io in mezzo per prima, non è che parlo degli altri necessariamente, che invece sia molto più importante sapere che un servizio è gratuito piuttosto che invece a pagamento. Sì, io credo che la sensazione sia questa. Un dato anonimo circa una mia navigazione forse è meno fastidioso che se qualcuno usa una mia fotografia, ecco, posso dire, no? In qualche modo. Certo. Quindi c'è dato e dato per quanto riguarda la privacy nel percepito popolare, ma non voglio dire che io so cosa pensano gli altri, penso che si potrebbe chiedere, questa sarebbe la cosa più logica. No, sono d'accordo. Va bene, Davide Biocchi, grazie. Naturalmente ricordiamo che Diretta Sim sarà presente a Rimini questa settimana anche con la premiazione delle Universiadi, e quindi ci vedremo lì. E naturalmente, Davide, domani faremo, come dire, un ultimo collegamento prima di scoprire poi giovedì chi ha vinto questa edizione delle Universiadi, giusto? Domani certo, ci ritroviamo qui sulle fonti. Assolutamente. Perfetto, benissimo. E naturalmente bene. Rimandiamo anche a chi ci segue un incontro così a tu per tu con Davide all'IT Forum di Rimini. Va bene, grazie Davide Biocchi, buona giornata. Grazie, a presto a tutti, un saluto ai telespettatori. Grazie. E allora, vediamo il nostro indice ancora sopra il 2%, più 2,24 in questo momento. Siamo in area 21.825 punti, lotti scambiati alle 11.30 sono 23.892, ha fatto un minimo di 21.680 e un massimo di 21.905. È da un po' che non guardiamo anche il cambio euro-dollaro, che abbiamo detto importante da tenere monitorato, siamo ancora a 1.1787, quindi in questo momento nulla in particolare da segnalare. E vediamo anche lo spread, prima di andare in pubblicità, che si attesta a 246 punti base. A tra poco dunque con le fonti TV e con Fabio Pioli continuiamo con l'analisi di titoli, indice, e quindi continuate a scriverci. Vi ricordo per il momento attraverso i nostri canali online, quindi Facebook, il sito lefonti.tv e il canale YouTube. Vi aspetto tra poco.